Il teatro ci vuole energia. Ti fai la domanda? Mi fai le domande belle? Non so che ci avete. Te la sei tagliata dall'altro lato, che fai? Te la rimetti? No, no. Sei tu? Soprattutto chi è lui? Ma chi è questo signore? E come è arrivato fin qui? Io l'unica cosa che voglio dire è che ho viaggiato col pullman da Roma fino a Teramo. È ottimo, voglio parlare delle autolinee che collegano la capitale. Bellissimo, una giornata meravigliosa. Si potrebbe anche fare, ma cosa vuoi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma quello? Allora, quello parla solo. Parla solo. Poi si sveglia a luna. Poi mangia e poi vado un attimo in albergo. Il gesto dell'ombrello, non so perché, è il gesto dell'ombrello perché è come se tu attaccassi al tuo... Io ieri sera c'avevo... Che? Allora, sono 3 mesi che si passano la febbre. Inizia da gennaio con... A dicembre? 49. No, che ce la passiamo. La prima settimana stavamo fissi. Io? Ho fatto... La mano doppiata. Sì, c'era una sera dove gli usciva praticamente c'è dal naso, no? Io lo guardavo. Poi sempre quando cioè... avevo però. Aspetta, come quella dei bambini. Poi sempre che tipo il sabato ce ne avevi due, no? E quindi il pomeriggio avevo 118 fuori fisso. Fisso. Alla prima non rispondo. Risposto troppe volte. Poi. Intercorrono rapporti. La seconda? La seconda pure. Quanto metti sul 7,40? Ci sono rapporti affettivi tra di voi? Tra noi tre? O anche io facciamo così, ormai siamo... Culo e camicia, sì. Culo e camicia per radio e per televisione. Ragazzi, oggi io sto senza voce. Vieni a dirmela qua. Una mix. No, oggi te la faccio lontana. Ma come Bianca Guaci? C'è un'agenzia. Vuole carezza. C'è una aspirina. Ce l'hai? Allora non serve a niente. Aspetta un po', mi sa dentro la pizza. Chi è? Oh, Bianco. Mi stai a fare amici che stai dando pizza. Stavo per dire la stessa cosa. Stavo per dire la stessa cosa. Stavi da fidanzato dello stanno. Boni. Boni. Dai, facciamo un'intervista così, dai. Ho letto un commento che abbiamo fatto sul sito di Supermazzo. Ho detto, ma che dedicato è stata? Sì, io parlo per lui. Io sono coerente con la mia età. Che ha detto? Che è nevicato in testa da sì. No, è nevicato. Chiedi a Rolbo come c'ha i capelli. Ma ce l'ha con la parete. Ma è ridicolo. Non mi dico perché basta. Pure Pippo Paolo sta molto meglio. Chi l'ha detto a sta cosa? Io non capisco. Però Sabatuccio. Cominciamo? Buonasera, salve, benvenuti. Siamo a Rete 100. Secondo me è molto più bella così. Sì. Noi che stiamo tutti così. Che sta addormentando. Niente. Fatto che fai? Fatto così? Hai visto istintivamente? Ho fatto un'ora e mezza di svenimento puro. È vero? Istintivamente. Invece sono andata a fare... Sono bei negozi qua. Ho comprato un vestito stupendo. Ma veramente? Un negozio stupendo. Mi si chiama Gorgio. Scusate, vestiti. No. Cosa vuoi? Dobbiamo fare attenzione. Vai. Da so, è più facile che un ago entri in un pagliaio che un ricco nella cruna del cammello. Ma perché mi addormento sempre quando leggo la Bibbia? Perché? Sigarette ce l'hai? Sigarette? Ma quanti anni ci avete? 7. Da 7 anni già fumi le sigarette? Ma no, solo quando ho finito le canne. Le canne! Le canne! Le canne! Le canne no! Le canne no! Le canne brutto! Le canne cacca! Cacca! Secondo me ti scappa la cacca! Ci pensi tu ce l'hai visto? Oh, io mi sto annoiando! Ci mangiamo una cosa da giapponese! Giapponese! La macchina ce l'hai? Ma non ce l'ho, la macchina, 7 anni ce l'ho la macchina! Quello c'ha il cappello! Disponente si fa bene, ma se fossi vostro padre la bofferei di mazzata! Tanto mio padre non c'è mai, perché se ne va la mattina e torna la notte! E tua madre? Sta con lui! Io l'ho vista la sua mamma, c'ha 2 tette così. Grazie, si è rifatta! No, si chiama lifting! Mia madre si è fatta la bocca nuova, il nasino lì in su e gli occhi cinesi. Oh, ma tu lo sai che i cinesi fanno solo cose false e scadute, eh? Allora, l'ambiente dove io mi esprimo sicuramente meglio è sotto la doccia, quando canto da sola a casa, non scherzo. L'ambiente in cui mi esprimo meglio io credo che sia il teatro, perché il teatro ti dà una...
forma espressiva libera. Io mi sento libera a teatro perché è tutto fuori, è tutto assolutamente esagerato. Siccome io non conosco mezze misure, credo che sia il mio, come dire, il mio contesto migliore dove poter dar sfogo alla mia follia. Allora, adesso io ti dico la verità invece, perché lei si sente molto più a suo agio nella canzone, quindi secondo me doveva fare la cantante. No, questa dico una cosa personale, sto dicendo che secondo me ti esprimi a cantare, secondo me il canto è la sua passione, quella come dire nascosta, quella che non è uscita fuori. Dimmi che non è vero, dimmi che non è vero. E quindi voglio dire, ma sono di tutte che vogliamo sapere, non di certo, dicevo, sono tutte forme di espressione. Per esempio, per me qualsiasi cosa che sia divertente, qualsiasi cosa che ti possa fare in qualche modo non annoiare, ecco, la condizione è appunto qualcosa sempre di interessante. Che sia teatro, cinema, televisione, musica. Qui c'è il Giancarlo Ratti, per esempio, invece, che mentre io rispondevo lui sbuffava, ha fatto non so cosa voglia dire, adesso glielo chiediamo. Ma penso che le opportunità di lavoro si stanno terribilmente restringendo in quello che è. E quindi dopo questo attimo di pessimismo cosmico chiediamo direttamente a Fabio. Dove riesco, dove trovo lavoro mi esprimo. Quindi questo... Nel senso lui dipinge anche, non so, a casa se voi avete da... Sì. Dove riesco a trovare lavoro lì mi sento libero, ecco, è già qualcosa. È vero, è vero, il lavoro rende liberi da un certo punto di vista. Adesso qui abbiamo... Il lavoro... Allora, qui. Il lavoro mobilita l'uomo, nel senso che più lo fai, più... Perché poi in questo momento c'è veramente bisogno, quindi dici, no, qual è la cosa che ti piacerebbe? Tanto, tutto. Forse, sì, diciamo il teatro e il cinema se fatto bene. Però poi, giustamente, c'era Giancarlo, la radio, la TV, tante forme, la scrittura. La stessa scrittura sarebbe interessante. Quindi più impari, più sai fare, più forse in questo momento storico, come si dice a Roma, te la porti a casa, perché sono momenti veramente duri. Io mi ricordo quando Sergio era giovane, che era bello, sta qua. Adesso ho la neve che in era, testa. Era bello, capito? Adesso pure lui, vedi, deve cambiare, deve fare, però... Però lui è un artista e lui il teatro... Però parlando di momenti divertenti... Sono i 20 euro per il trasloco di ieri, grazie. Ecco, vedi, per esempio, ho fatto il trasloco... No, parlando di cose belle, la stessa scrittura, perché in questo spettacolo che abbiamo scritto insieme a Sergio, nasce da noi l'idea, insieme a altri due autori che sono Lorenzo Gieri e Daniele Prato, è stato anche molto divertente il briefing, l'idea, trovare le cose, anche quello è molto... C'ha la sua... Poi meno male siamo riusciti a mettere in scena, perché molte cose le scrivi e purtroppo poi rimangono lì, rimangono a casa. Speriamo di poter riuscire poi a farne anche altre di progetti, insomma. Volevo aggiungere appunto, se poi invece dovete dipingere casa... Sì, io nel tempo libero, che è tantissimo, mi presto anche. Non lavoro il giovedì, non stiro, grazie. Prego, togli, ti sto creando. Ma che stai creando? Perché il dolore nel mio sangue non ha limiti. E tutti insieme morirete. Ma che è? Una strage? Ho detto la nuova prece, quindi mi sono fatto trasportare. Ma per piacere. Ancora con questa idea di questo Dio che punisce, su, basta! Guarda, una volta tanto Gennaro ha ragione. Ma per favore! La signorina ha chiesto una roba moderna, sembrava di essere nel Medioevo. Moderna, dai! Una roba moderna, tipo, ah. E penso a Dio, e penso a Dio, e penso a Dio io. Lavorare... Allora, io purtroppo sono più di 10 anni che conosco Sergio Assisi e quindi credo a questo punto di essere, cioè sono convinta che in un'altra vita avrò peccato, avrò fatto sicuramente qualche cosa di grave, perché sto espiando la mia colpa attraverso questa vicinanza costante della mia vita. Vabbè. Comunque, al di là di questo, no, siamo veramente fuori dal palco, non ci calcoliamo proprio, no, siamo molto distanti. E poi che altro devo dire? Siamo, no, allora, una cosa bella la voglio dire, anzi bella e brutta nello stesso tempo, perché sono contenta di lavorare con tutti gli uomini, perché gli uomini sanno fare gruppo, le donne no, e devo dire che con loro c'è un'armonia, perché guardate l'interesse che hanno in quello che dico.
Oh, che sto parlando? Stavo dicendo una cosa buona vostra, madonna. Insomma, si stanno scambiando dei soldi perché lui è andato a stirare a casa sua. E niente, dicevo che gli uomini sanno fare gruppo, le donne no, per questo mi sono trovata bene con loro, perché loro non hanno nessun tipo di, come dire, competizione, competitività, sono tranquilli, lavorano, fanno il loro mestiere, sono... Quella battuta, ma la devi dare a me, ma la devi dare a me, capito? No, scusa. Più che altro non si tagliano le battute perché sono un po' prime donne, io sono un po' più... sono più uomo io di loro in scena, arrivederci. Una cosa interessante che volevo dire a proposito di... per fare gruppo con Bianca noi siamo costretti nei camerini a indossare delle parrucche e a mettere la gonna, perché così facciamo le donne. No, perché ha detto una cosa... loro fanno gruppo a sé, non ci sono donne. Quindi noi a Bianca, ti prego, oggi dai, facciamo... qua la parrucca, un camerino così, perché se no non facciamo gruppo con Bianca, questa è un po' la... Ho detto che faccio la golf, fa parte sempre di questa. Ma questa è un'altra domanda. L'altra qual è? Questa è proprio per Bianca. Perché ti amo. Io! Io sì ti amo. Io! Perché ti amo. Allora, io volevo fare Dio, però poi ho pensato che fosse un po' troppo presuntuoso. Allora faccio prima gavetta, faccio la segretaria di Dio, che in realtà nasconde un colpo di scena finale, però non posso svelarlo perché alla fine praticamente sono... chi sono? Sono la colf. No, e sì, bello, bello, perché è una bella responsabilità, soprattutto questo spettacolo... è una commedia e devo dire che sono felice di fare commedia perché mi fanno sempre piangere, quindi. E voi invece rappresenterete un ruolo? Ah, io sono sempre Sant'Ambrogio, quindi come sostituto di Dio mi chiamerei Sant'Ambrogio, insomma, non è che cambio. Io faccio, non lo so, io faccio San Gennaro, interpreto San Gennaro per gioco in casa. Come sostituto di Dio ti chiameresti San Gennaro, infatti forse. Te lo diciamo. Io un certo, ma questa intervista va in onda dopo che abbiamo fatto il teatro. È in diretta. Va prima? Sì. Cioè, quindi se noi lo diciamo adesso, certo. Non pagano il biglietto per venire. No, allora sì, è vero, sì. Allora, il fatto è questo: l'idea dei Tre Santi in realtà è un pretesto per avere tutto il paese, cioè abbiamo il nord Sant'Ambrogio, il centro San Pietro e il sud San Gennaro, e poi abbiamo diciamo un passepartout che è appunto questa segretaria di Dio che rappresenta l'universo in realtà, quindi è un pretesto per avere tutto il paese, per parlare di tutto il paese sempre con ironia e con leggerezza. Adattiamo anche i santi a secondo dei posti. Stasera infatti io farò Sant'Omero e lui Sant'Egidio alla Vibrata, perché così, no, così rendiamo omaggio anche al territorio, no? Mi sembra giusto. San Gabriele per santuario non lo tocca. San Gabriele. Io faccio San Gabriele. Quindi ci stanno tutti e tre, vedi, la triade che cambia a secondo dei posti. Certo. No, loro avranno dei testi da superare e delle missioni. Poi se le superano o no, non si sa. Tutti i giorni in test, già svegliate e capite che c***o devi fare in test. Scusate, ho detto c***o, allora ridetto. Porca mia. Questi artisti. Il caffè? Signorina? Sì? E come sì? Il caffè? Che caffè? Quello che l'ho chiesto prima. Ha ragione. Ma sta bene? Dai, io penso che tra poco, prima o poi, ci faranno sapere qualcosa. Comunque, secondo me, c'è dietro un disegno oscuro a tutto questo. Un disegno? Deve fare un caffè? Signorina! Sì? Ma come sì? Non me l'ha portato? Lasciaci, penso io. Guardi, signorina, non si preoccupi. Anche Pietro non prende niente. Peccato. Posso essere sincero, sono i teatri invece di provincia, forse che sono quelli più belli. Perché forse quelli delle grandi città si sono troppo snob, si sono troppo imborghesiti, cioè nel senso che
capito? Non, forse non hanno un approccio, cioè il pubblico dei teatri delle grandi città hanno un approccio completamente differente al teatro, e abbiamo notato in questa lunga tournée proprio questo, cioè una differenza che nei teatri stiamo girando tutta l'Italia, e nei teatri di provincia c'è una risposta completamente differente, e per tanti versi ma con delle risposte assolutamente molto più interessanti di quelle che magari si trovano nelle grandi città. Non so che cosa ho detto, ma più o meno. Per quanto mi riguarda, la provincia tiene in piedi il teatro italiano, e quindi il nostro, come dire, affetto va decisamente, come teatro, come compagnia teatrale, va molto, ma molto, ma molto di più ai teatri come questo di Teramo, dove il pubblico non è snob, come giustamente diceva Bianca Guaccero, perché è chiaro che a Roma hai tutte le sere 100 possibilità di vedere dalla compagnia di teatro contemporaneo a Giorgio Albertazzi. A Teramo in qualche modo sei ancora un avvenimento, e quindi c'è un calore, una partecipazione che le grandi città hanno perso nei confronti del teatro, e questo ci rende come dire, più innamorati delle... Io, se fosse per me, le città come Milano e Roma le salterei di proposito, perché non vale la pena andarsi a scornare come compagnia teatrale in una grande città, e invece farei molto più volentieri Teramo, tutto l'Abruzzo, la provincia, che è l'asse, come dire, la spina dorsale che tiene in piedi il nostro lavoro. Detto questo volevo puntualizzare una cosa. Volevo dire che quando stiamo a Roma diciamo l'esatto contrario, eh. Cioè è ovvio che a Roma se fa solo Roma, è provincia che fa è tutto così. È anche vero che abbiamo fatto 3 settimane a Roma, e lo devo dire perché altrimenti sembra poi, ovviamente, 3 settimane a Roma, abbiamo fatto 3 settimane di pieno, quindi sì, voglio ma dire... Ma erano tutti di fuori, non erano romani, è per quello che sono... Non lo sono, gliel'ho chiesto. C'era di Genzaro, di Latina... Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro con Oggi sto da Dio, la commedia delle commedie, della Divina Commedia. Arrivederci. La Divina Commedia? Una commedia divina. Una commedia divina, no? Divina commedia. Questa è una commedia divina. Ciao, ciao dai santi. Grazie. Ciao. Bellissimo, sì, vero, anche una cosa vera oggi. Mi è piaciuto tantissimo, è stato molto interessante anche come è stato rappresentato, diciamo, i nostri problemi di italiani in questo momento, e anche le nostre caratteristiche, tra l'altro. Mi è piaciuto molto. Divertente. Mi è piaciuto, un po' delicato, però mi è piaciuto. È stato bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Divertente, simpatico e... bello, veramente bello. È stato simpatico, diverso dalle altre volte, carino, sì, mi è piaciuto. Gli attori molto bravi. Bello, molto divertente, carino, brioso, leggero, ironico, anche attuale, quindi bello, bello, recitato bene. A me sembra che ci sia stato un grande ritmo, oltre che una grande interpretazione dei 4, che sono fortemente sincronizzati, e è stato molto molto piacevole. Invece 3 aggettivi per descrivere la nostra stagione di quest'anno? Ah... molto molto interessante, anche tematiche abbastanza profonde e anche molto allegra, in alcuni, logicamente alcune rappresentazioni allegre. Bella, innovativa, e avete portato tutti attori come si deve, quindi sono contenta, lo rifarò. Direi che è stata abbastanza interessante, certo il teatro è così, a chi piace, a chi no. Tutti vorrebbero ridere, però c'è anche lo spettacolo serio. Interessante, con spettacoli diversi, molto diversi uno dall'altro, anche divertente. Buona, ottima, sì sì, ha un bel mix di, insomma, di spettacoli, dal leggero all'impegnato, al drammatico, per cui buono, sì. Pensi che la Riccitelli sia un punto centrale di Teramo, della cultura e anche del modo di relazionarsi della città verso chi arriva. C'è una forte accoglienza, un sentirsi parte integrante del contesto, e penso che la Riccitelli per questo sia un punto centrale, insomma, della situazione di Teramo. Ciao a tutti gli abbonati della Riccitelli, venite, fate parte del nostro club, che ne vale la pena.